Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Lego90 e benvenuti nella cripta di Golgrovth. Quest'oggi insieme con questo video andremo a vedere come affrontare e fronteggiare al meglio Golgrovth, appunto questo boss nella modalità difficile o comunque hard della caduta di un re. Fortuna vuole che le meccaniche sono rimaste più o meno sempre le stesse, ma adesso passo passo con le immagini che scorreranno andremo a vedere come affrontare al meglio questo boss fight. Beh, dopo aver avviato il boss fight e risvegliato Golgrovth, ripuliamo come al solito la caverna dagli schiavi maledetti, per poi subito concentrarsi sull'adepto e gli accoliti che spawneranno. La mia squadra di destra predilige in una posizione un po' più avanzata, come vedete, vicinissimo allo spawn, comunque alle porte dove escono i nemici, un po' rischioso, quindi magari potreste predilire, come vedete adesso là in fondo a destra, stare in una zona un po' più posteriore, come i nostri compagni di squadra preferiscono sulla sinistra, per ripulire più con calma e magari in maniera più safe, ma molta attenzione a non prendervi le botte da parte di Golgrovth, quindi non essere shottati dal suo raggio laser mistico e micidiale. Ma adesso passiamo a come affrontare Golgrovth. Beh, qui diciamo cambia poco. È il momento di andare a buttare giù una sfera che quindi ci darà la benedizione, che ci consentirà di incrementare i nostri danni contro Golgrovth. Ma a differenza delle volte precedenti, in questa situazione ne attiveremo solamente una alla volta, per poi perdere lo sguardo di Golgrovth. Questo è il modo migliore per poter massimizzare il danno. In questo modo quindi ci si lancia nella pozza, armi della luce, magari super del cacciatore se è subito disponibile, e si concentra il danno. A questo punto siamo usciti tutti e perdiamo lo sguardo, quindi avevamo il nostro compagno di squadra che ci dava le tempistiche, 15 eccetera eccetera, 3, 2, 1, subito via, magari intorno già anche 2 secondi, via da lì, per poi ritornare subito nelle posizioni di combattimento per ripulire logicamente che cosa? Gli schiavi che spawneranno, perché ogni volta che si perde lo sguardo, beh, rispawneranno gli schiavi maledetti, accoliti e adepti, questo fin tanto che Golgrovth sarà sopra metà vita. Quindi ripuliamo nuovamente, uccidiamo in questo caso l'accolito, gli adepti, questa cosa, come vedete, noi preferiamo stare un po' più avanti, ci troviamo bene, ma potete anche magari stare più indietro, che potrebbe essere comunque la sicurezza in più che non stare in questa zona, dove magari se perdeste qualche headshot, qualche colpo, potreste rischiare di prendervi qualche danno in più. Quindi ripuliamo nuovamente gli accoliti, che saliranno sulle scale, e poi ci risposteremo verso la zona di destra, così da essere pronti per poter nuovamente prendere lo sguardo di Golgrovth e lanciarci nell'arena. Dobbiamo però sapere che all'interno della meta hard cambia qualcosa. Vedete, in questo momento cosa vedete? 5 elementi da questa parte. Decidiamo di prendere questa, è la sfera migliore. Ecco, quella a cui stiamo sparando adesso è la sfera migliore, probabilmente perché ci consente, al nostro compagno la possibilità di sparare al meglio alle sfere che gli verranno di conto. Mettiamo più armi della luce, con lo casco di Saint messo in quel punto vi consentirà anche di non far avvicinare i nemici. Vedete, luce instabile, un membro della vostra squadra prenderà questo buff negativo. Luce instabile praticamente causerà un'esplosione ad aria che ucciderà i vostri alleati che si troveranno vicino. Quindi chiunque abbia luce instabile lo dica e porti via l'acciuga, porti via il culo. Ecco, se ne vada, perché l'esplosione potrebbe uccidere i vostri compagni. E questa è l'unica meccanica che va a mutare. Poi oltre a questo vediamo che iniziano a spawnare logicamente nemici, perdiamo nuovamente lo sguardo, ma va benissimo perdere lo sguardo, perché alla fine non c'è un vero e proprio timer, e come vedrete alla fine nell'arco di 6 minuti ucciderete più o meno Golgrovth con due o tre belle rane. Vedete, quindi si ritorna su, si ripulisce con calma, può essere un po' ripetitivo, ma secondo me è il caso di vederla insieme tutto questo, per comunque consolidare le meccaniche. Cosa molto importante anche qui sono i tempismi, le tempistiche, no, da utilizzare. Ricordiamo come è divisa la squadra: un giocatore starà sopra da solo per prendere le sfere, noi adesso attiriamo l'attenzione di Golgrovth, non lo sguardo, solo l'attenzione, giusto perché spari a noi. Freddy, che dall'altra parte sarà pronto a prendere, noi tutti e 5 andiamo giù questo giro, quindi spariamo alla sfera. Fede, prendilo, lui prende lo sguardo, ci lanciamo tutti e 5, come vedete, perché visto che non abbiamo più la necessità di andare a giocarci lo scambio di sguardo, tutti e 5 giù a sparare. Occhio, chi ha luce instabile si allontani. Gli altri, bolle della luce disposte anche in modo tale vicino alla pozza. Sapete perché viene messa vicino? Ecco, io ho la luce quindi instabile, devo allontanarmi. Faccio attenzione ad andare vicino a K, il mio compagno. Quelle pozze erano state messe
scusatemi, quelle luce, quelle sfere di luce delle bolle del titano sono state anche messe in quella posizione un po' strategica, in modo tale che i nemici non ci disturbassero, perché visto che magari il titano, se ce l'aveste utilizzato il casco di Saint, consente di accecare i nemici che si avvicineranno. Quindi voi potete sparare in tutta tranquillità senza interruzione a Golgoth. Logicamente in tutto questo ci deve essere sempre uno che dà un occhio però a ripulire l'arena. A questo punto, visto che Golgoth è a meno di metà vita, spawneranno semplicemente i corrotti. Non cambia nulla, solamente non despawneranno, quindi mettetevi in posizione tutti e cinque, poi spariamo alla sfera, metà vita diciamo più o meno alla sfera, vediamo che si crepa, diciamo prendi lo sguardo, lui prende lo sguardo, scendiamo quando ha preso lo sguardo, non prima. Vedete, bolla qui, armi della luce, guardate, una lì, l'altra qui, vedete che facciamo una piccola circonferenza, vengono accecati, non ci rompono i coglioni, fantastico. Puliamo un po', do una mano a pulire in questo caso, lancio una granata, in questo caso diciamo la mia maggior preoccupazione era quella di pulire, diciamo che questo run abbia preferito non prenderci rischi, quindi eravamo in due a pulire, gli altri tre a sparare, abbiamo deciso di andare un po' più sul save. Poi la seconda volta che l'abbiamo fatto invece siamo rimasti dentro a sparare brutalmente, si poteva anche uccidere un po' più velocemente, magari ve la cavate in 5 minuti, però alla fine non abbiate mai fretta, con calma, vedete, subito ci rimettiamo in posizione, siamo in 5 da questo lato, lo facciamo sì che guardi noi, sta guardando noi, perfetto, chiamiamo Fede, che stava andando più che altro in questo momento a prendere le sfere di luce per avere il revive, insomma, visto che è sempre meglio avere la super dei nostri personaggi carichi. A questo punto aveva la super dello stregone carica, prendiamo la sfera, Fede prende lo sguardo, lo comunichiamo, Fede prendilo, prende lo sguardo, ci lanciamo giù, vado a prendere le sfere di luce in questo caso per fare armi, sono armi della luce, ma diciamo la bolla in questo caso è più per distrarre i nemici, ci mettiamo poi dentro la pozza, abbiamo la nostra benedizione, pozza della luce, shottiamo Golgoth con gli ultimi colpi. Come vedete le meccaniche sono assolutamente uguali, occhio solamente ad avere luce instabile. In tutto questo, logicamente, mentre noi stiamo sparando sotto, vi ricordo che la persona sopra deve continuare a dare il timer 15, 14, 13, 10, 5, 4, 3, 2 e quando sentite questo 3, 2 iniziate a scappare dall'arena. Con questo è tutto, prossimamente vedremo come fronteggiare Oryx con il prossimo video. Io per ora vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un bel like, dei commenti se aveste bisogno di qualche altra indicazione e soprattutto fatemi sapere se vi è tornato utile. Io sono Lego e ci becchiamo alla prossima, ciao!